Castelvetrano, controlli dei carabinieri nel weekend, arrestate 3 persone. Buseto Palizzolo, controlli dei carabinieri, arrestato un giovane di 24 anni. Mazara, si contano i danni dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. Petrosino, manifestazione venerdì prossimo di agricoltori del Trapanese. Calcio, pareggio casalingo ieri pomeriggio per il Mazara contro il Licata. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca, servizio a largo raggio dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano. 3 le persone arrestate, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, nel fine settimana appena trascorso, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. 3 le persone arrestate in flagranza di reato. Gli arrestati sono il 20enne Tiziano Tamburello, il 23enne Giuseppe Di Gregorio, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ed ancora il 19enne incensurato Luca Giammarinaro. L'arresto è scattato sabato pomeriggio sull'autostrada A29 all'altezza dell'uscita per Campobello di Mazara. Durante il controllo dell'auto, sulla quale viaggiavano 3 ragazzi, i militari dell'arma hanno trovato 2 kg e 200 grammi di marijuana. La droga, se venduta, fanno sapere i carabinieri, avrebbe fruttato almeno 8.000 euro. Nel corso del servizio straordinario sono state identificate più di 100 persone e controllate 79 mezzi. Sono state effettuate in totale 13 perquisizioni ed è stato sequestrato un veicolo per violazione al codice della strada. Deteneva una bomba a mano da guerra in casa, arrestato dai carabinieri un giovane a Buseto Palizzolo. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Buseto Palizzolo hanno arrestato ieri un giovane con alle spalle alcuni precedenti penali di polizia, un recente ricovero in regime di libertà vigilata presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. L'arrestato è il 24enne Daniele Lombardo. Nel corso di un controllo nell'abitazione del giovane, che abita nella frazione di Bruca, i militari dell'arma hanno trovato una bomba a mano da guerra modello D82-1. Sull'arma sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza. L'arresto è scattato nell'ambito di un'attività dei carabinieri della compagnia di Alcamo per accertare sul territorio la presenza di armi, esplosivi e munizionamento illecitamente detenuto. Nei giorni scorsi i militari dell'arma avevano arrestato un'altra persona trovata in possesso di una pistola a tamburo e di 161 munizioni, tutto illecitamente detenuto. Si contano i danni a Mazara del Vallo dopo il maltempo delle scorse ore. Sentiamo. Al centro di una tempesta come mai si era registrato negli ultimi anni. Il maltempo, che è imperversato in tutta la Sicilia, non ha risparmiato la città di Mazara del Vallo, colpita in pieno dalle fortissime piogge e da un vento che fortunatamente non hanno provocato danni alle persone. Una città messa a dura prova in tutto il suo territorio comunale, soprattutto nella zona di Tonnarella, letteralmente allagata, e dove comunque immediato e costante è stato l'intervento di tutti gli operatori chiamati ad affrontare lo stato di emergenza. I vigili del fuoco in prima linea, quelli di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Salemi, ed accanto a loro l'azione congiunta della protezione civile comunale, della squadra tecnica del comune, degli uomini e mezzi della squadra Attila, dei vigili urbani e di tutto il personale impegnato nell'opera di intervento. Una violenta mareggiata che ha squarciato letteralmente Tonnarella, mentre la pioggia non ha risparmiato allagamenti e fortissimi disagi in molte zone della città, come sul lungomare, in tantissime strade principali e soprattutto della periferia mazzarese. Altro fattore di rischio e preoccupazione del fiume Mazzaro, già di per sé vistosamente ammalato per via della mancata escavazione e la cui piena è stata naturalmente vissuta con trepidazione e particolare attenzione. Ed ancora, sino a stamattina, tutti gli operatori sono ancora in campo per monitorare i guasti provocati dalla tempesta e per evitare possibili pericoli per l'incolumità dei cittadini, molti dei quali continuano ad inoltrare segnalazioni di allagamenti e richieste di pronto intervento.
e si continua ovviamente a guardare alle previsioni del tempo e ad eventuali peggioramenti delle condizioni meteorologiche, mentre si guarda con favore a quello che almeno per il momento appare come un allentamento delle precipitazioni in questa parte di Sicilia occidentale. Il maltempo che ha imperversato in questi giorni e che ha rischiato di fare esondare il fiume Mazara ci fa preoccupare ancora di più, in quanto il nostro fiume necessita immediatamente di essere ripulito dai detriti e dragato, altrimenti aumenta anche il rischio che si verifichi il fenomeno del marrobio. Cosa aspetta la Regione a far iniziare i lavori di escavazione? Forse che ci scappi il morto? Questo è il grido d'allarme espresso dal Presidente del Consiglio Comunale di Mazara Vito Gancitano, per il quale l'avvio dei lavori di pulitura ed escavazione del fiume Mazara, che la città attende da anni, non può più essere rinviato. Ne va della nostra economia, ma soprattutto della nostra sicurezza, dichiarato tra le altre cose Gancitano. In programma venerdì prossimo una manifestazione di agricoltori a Petrosino, il servizio. La crisi vitivinicola sarà al centro di un'assemblea di agricoltori del Trapanese in programma venerdì prossimo a Petrosino. Lo ha comunicato il responsabile provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori, Enzo Maggio. L'incontro si terrà nei locali della Sala Azzurra di Petrosino a partire dalle 17.30. I punti da trattare sono tantissimi, si legge in una nota, a partire dai costi di produzione molto alti ai prezzi molto bassi delle uve. Si intende quindi iniziare un percorso, ha dichiarato in sommaggio, anche se risulterà assai difficile, ma vogliamo capire se è possibile e cosa si può fare per il ritorno della nostra provincia di un'economia agricola capace di soddisfare le esigenze dei nuclei familiari che continuano, nonostante tutto, a crederci. In questa provincia non c'è mai stata una strategia adeguata alla valorizzazione della vitivinicoltura. La politica trapanese, scrive ancora Maggio, spesse volte non ha tenuto conto delle difficoltà che attraversa tutto il settore. L'assemblea, inoltre, discuterà del trasporto dei trattori sui camion. A Marsale del Petrosino ci sono infatti tanti proprietari che hanno i terreni spezzettati in varie parti del territorio ed anche in diversi comuni. Il fatto di non poter trasportare il trattore sul camion e l'ipotetico possesso del carrellone, oltre ad aggravare ulteriormente su un bilancio già negativo, costituisce problemi di circolazione stradale. Soltanto un solo nome può essere abbinato alla parola pace, e quel nome è Gesù. Possiamo essere di colore diverso, bianchi, gialli, neri, essere di religione diversa, cattolici, musulmani, ortodossi, ma una sola cosa ci deve unire, la pace. E quanto ha detto Don Vincenzo Aloisi, parroco della parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo, durante la festa della pace organizzata dall'Azione Cattolica Ragazzi e che si è svolta sabato pomeriggio. L'associazione Alchimie e l'Istituto Euro-Arabo organizzano un incontro sul tema Il Presepe Teatro dal Mondo, una conversazione con Antonino Cusumano. L'incontro si terrà venerdì nell'auditorium della Scuola Media Boscherino di Mazara alle 17.30. Nell'occasione sarà proiettato un video a cura di Giuseppe Ripa e saranno premiati gli autori dei presepi che hanno partecipato al concorso giunto alla sua sesta edizione. E siamo allo sport calcio, pareggio casalingo per il Mazara ieri contro il Licato, 1-1 il risultato finale, vediamo gli highlights. La maglia a strisce giallo-blu, partite proprio in questo momento, il Mazara con Bettini, lancio bello, lancio per Rosella, pallone e per poco! L'attimo buono e adesso riparte di nuovo il Licata, bisogna seguire questa azione, pericolo! E bravissimo Di Carlo a opporsi, il pallone per Bettini, bravo Bettini, e vediamo se buonissimo, gran tiro di Bettini e adesso tiro ancora di Carlo, bravissimo sul tiro del pericolosissimo Sami, bravo Bettini, tiro e per poco non trafigge il portiere Loverde. Pallone per Sba, buono il passaggio di Sba e ancora, è assurdo! Ricordiamo il risultato 0-0 il primo tempo, partiti. E azione
regolare da parte del centravanti Pavone, che però insomma si allunga il pallone e Di Carlo fa il suo la presa. Adesso Gomez, già pericoloso, pallone in avanti e per poco, e ancora il palo, e ancora il palo, pallone in avanti ancora per Licata con Sami, è pericoloso il Licata in questa occasione. E arriva il gol del Licata. Peccato, peccato. Adesso il Mazzara deve reagire. Bravo Grippi, atterrato. È una buona posizione. E gol! Gran gol di Palazzo! Calcio di punizione perfetto! Gaston Gomez! Rosella fallisce la posizione, davvero invidiabile. Siamo 5 minuti e infatti adesso fischia l'arbitro la fine delle ostilità. Ed ora vediamo insieme le interviste del dopogara. Siamo venuti in un campo difficile, lo sapevamo, abbiamo preparato bene la partita, però ecco, è un punto che ce lo teniamo ben stretto, però ce lo portiamo con la mare in bocca. Ecco. Dopo essere andati in vantaggio, mancavano poco più di 8-10 minuti, se non sbaglio, magari c'è stato l'errore che già si pensava che la partita era finita là. Siamo stati molto rinunciatari, poi si sa, è stato bravo Raffaele, un grande giocatore, su un calcio piazzato e ha fatto gol. La cosa buona è che veniamo da risultati importanti, non subiamo gol su azione da un bel po', subiamo da palla inattiva, però ti ripeto, faccio i complimenti al Mazzara, al mister, al maestro. Ho trovato un ambiente importante, un ambiente tranquilla, dove veramente è l'esempio per fare calcio, che non si vedono tutte le domeniche, ecco. Che dire, noi abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, l'abbiamo preparata bene in settimana e abbiamo fatto quello che il mister ci dice di fare. A me l'abbiamo provato a fare quello che il mister ci dice di fare. È stata una partita giocata bene, abbiamo avuto molte occasioni da gol, però ogni volta cosa succede? Che facciamo una cavolata e prendiamo gol noi. Quindi siamo costretti a seguire il risultato. Poi il gol che ho fatto, protezza o non protezza, è stato un bel gol sicuramente, che ha guadagnato il pari. Ma è sicuro che questa partita comunque è stata solo a senso unico, cioè meritavamo i 3 punti pieni, però non sono arrivati. Spesso succede nel calcio che produci, costruisci, prendi pali, traverse, occasioni importanti e poi alla fine magari, come si suol dire, scappano una volta e perdi la partita. Eravamo lì per questa situazione, però fortunatamente Palazzo ha fatto una prodezza balistica importante, ha fatto il gol e abbiamo evitato la beffa, perché se c'è una squadra che deve recriminare sicuramente la nostra. Abbiamo fatto 5 occasioni da gol, un palo, una traversa, una palla salvata sulla linea quando ha tirato Papo Gomez e gli è rimasta sotto al portiere, quindi sotto questo punto di vista non è che sono soddisfatto di più. E poi c'è sempre quel problema che spesso il lavoro tuo viene vanificato dagli altri, quindi questo non mi sta bene assolutamente. Capisco che una situazione potrebbe essere di lamentela, ma chi mi conosce sa che non è così, perché è un dato di fatto, a noi mancano dei punti che non sono stati sempre colpa nostra. Non è una prima volta, ci sta l'errore, come sbaglia l'arbitro sbaglio io a fare formazione, sbaglio un giocatore a fare rigore, ma quando si persiste diventa deleterio. Cioè, la partita è durata 25 minuti il primo tempo e 25 minuti il secondo tempo. Non se ne è accorto solo lui che il portiere perdeva sempre tempo. La maglietta sul gol è fatta che per regolamento, che è stupido come regolamento, però è il regolamento, uno segna, si leva la maglietta e non è neanche ammonito. Si vedono delle cose che poi alla fine vai a valutare il tuo lavoro e tu dici il lavoro mio vale il 25%, perché l'altro è tutto condizionato dagli altri.
E la società del Mazara Calcio ha reso noto l'avvenuto tesseramento del centrocampista Giulio Giordano, napoletano, classe 97. Il giocatore da alcuni giorni si è aggregato al gruppo dei nuovi compagni sotto la direzione di mister Giacomo Modica. E la gara tra il Castelbuono e il Mazara, che non si è potuta disputare domenica scorsa, 15 gennaio, per l'impraticabilità di campo dello stadio Failla, valevole per la 17ª giornata del campionato regionale di eccellenza Girone A, sarà recuperata mercoledì 25 gennaio alle 15. Con lo sport siamo arrivati al termine. Il TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21.30 trasmetteremo la telecronaca della partita Mazara-Licata. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.